Nel video che state per vedere vi sembrerò drogato. Allora, volevo rassicurarvi, non faccio uso di stupefacenti regolarmente mentre vado in moto. Il tema è che pensavo di guidare un monocilindrico 500, invece avevo sotto il sedere un bicilindrico 650. Stiamo parlando di una moto che era la Royal Enfield Continental GT. Io non mi ero informato, era una cosa che ci tenevo anche un pochino a fare, sentire l'impressione della moto senza avere i numeri sotto mano o in testa. Lo trovo il modo più puro in qualche modo di recensire una moto. Tanti numeri li trovate da tutte le parti. Quindi dell'eccitazione che vedrete, il 50% sicuramente la metto io. Il 50% sappiate che è drogato da questa mia presupposizione errata. Io adesso ceno con i miei cornflakes e vi lascio al video. Eccoci qua, arrivati al circuito di Varano. Adesso in teoria troviamo parcheggio da qualche parte e via. Dite quello che volete, ma a me queste Royal Enfield piacciono. Guardate questo bobber. La volevo provare la GT da una vita. Adesso siamo qui al Wild Days e allo stand della Royal Enfield la proviamo. Guardate anche quella rossa lì in fondo, che bella che è, con i terminali Zard. Diavolo, che belli che sono gli Zard. Via, andiamo. Facciamo un piccolo briefing prima di partire. Regole sono semplicissime: vi mostro la strada e quindi non superatevi. Adeguate la natura come preferite. Non tiratevi le staccate, non superatevi a destra. Non date per scontato che gli altri vi abbiano visto. Non tagliare le curve. Più dolce le guidate, più raccordate, più vi divertite. Per il resto, montate su e fate i bravi. Ottimo, grazie. Senti come sale bene. C'ha l'ABS questa moto. E via, ci mettiamo subito dietro il capofila. Bella posizione di guida. Sentiamo come gira. Interessante questa roba. Interessante. Guarda il guzzino. Che bello, ragazzi, sto motore. Sto monocilindrico viene su una figata. Se non erro, questo è un 500 mono. Non le ricordo le specifiche di questa moto, quindi sarà tutto a impressione soggettiva mia questo test ride. Ho una discreta coppia. Un bel motorino, ragazzi. È molto molto fluido, molto lineare. A me queste moto piacciono un sacco. Poco impegnative. Bella, è una lama, cazzo, ragazzi. Una lama che come ciclistica. Bella. Molto bella, mamma, ragazzi, che bella, è una lametta sta Royal Enfield. Mi convince un sacco, è proprio una lama, è proprio bella, cazzo. Senti come viene su. Allora, non è morta, mi sembra che abbia più coppie ai bassi che non in alto. Orco cane, ci siamo beccati il camion. Però convince molto di ciclistica. Il motore non è impegnativo, ma ci si diverte con una moto così. E l'azzurro mi piace un sacco comunque. Con queste strisce. Le vedete? Stile American Muscle Car. Sentite che belle sospensioni che ha. Non ha tantissimo freno motore. Purtroppo non stiamo andando tanto, ma noi ce la godiamo uguale. Vai che ci ha fatto salire. Dai che ce ne godiamo un pochino. Ste motorette, vai, capofila.
Grande, lasciamoli indietro, vai, facciamo i tempisti. C'è un acceleratore con tanta corsa, per cui bisogna girarlo bene per andare su. È divertentissima questa moto, ragazzi, ma soprattutto è una lama di ciclistica, mi sorprende. È spettacolare. Grande il capofila che ha superato. Dai, vai, vai, amico mio. Senti che bello, ragazzi, qui scala, bello. Bello, sto motore gli puoi fare quello che vuoi, secondo me. Non si lamenta mai, non te la scompone mai la moto. Io sono un ignorante di monocilindrici, perché non li guido mai. Ma ha il suo bel perché. Tutto il culo fuori. Molto bello, molto bello. Molto bella stamattina. Ti fa godere? Bella motoretta. Belle le Royal Enfield, ragazzi. Ma tra l'altro anche le sospensioni hanno una risposta. Che porco cane, le faranno anche in India, ma qui abbiamo preso due avvallamenti in curva, tenuto. Bello, 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 divertente. Chissà quanto costa sta motoretta. Vabbè, questa è una cafe racer, così come la vedete, non c'è da farci niente. Frena molto bene. Non mi aspettavo una frenata del genere. Ma è molto equilibrata, molto equilibrata. È molto divertente da guidare. Non hai la stessa adrenalina che hai su una moto con 100 e passa cavalli, ma sono divertentissime, porco cane, sono divertentissime. Le sospensioni lavorano benissimo. Goduriosissima sta moto, è goduriosissima, goduriosissima, goduriosissima. Ha una ciclistica molto molto equilibrata, molto equilibrata. È una di quelle ciclistiche che ti invita a fare la curva nel modo giusto. Comincia anche il cambio. Si sente decisamente la cambiata, ma è molto tenero, è molto preciso. Codurioso sto motore, ragazzi, ma io mai avrei immaginato un mono così, mai l'avrei immaginato. Molto 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 bella, ragazzi, ma orgasmica, orgasmica. Bella sta Royal GT. Bella che non gli vado in culo. Oh, giro è finito, bello giro, belle le stradine qui intorno, ottimo la pipista. Oh, sono belle ste motorette, bellissimo la chius- quando chiudi il gas fa ciun ciun, sembra che abbia il turbo, ciun. Bello giro, bella la Royal, questa Royal Enfield GT convince, sia per un neopatentato e per uno un pochino più smaliziato se la gode comunque, ragazzi. Non mi aspettavo una ciclistica del genere, devo dire la verità, non me l'aspettavo. È molto molto equilibrata, molto proporzionata, motore ciclistica, e si sente che è una cosa sola. Cazzo, gli hanno dedicato attenzione secondo me a queste moto, sono proprio belle. Sono proprio belle, non me lo sarei mai aspettato. Stiamo rientrando nel circuito del Varano verso lo stand Royal Enfield per concludere questa prova. Se vi è piaciuto il mio orgasmo, mettete un like. Se non vi è piaciuto, mettete un like. E se volete fare commenti di qualsiasi tipo, fatelo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima prova.
Buoni.